Buongiorno notizia. Le 9:48 in studio con il dottor Giuseppe Cusumano, vice direttore di Confcommercio Catania, responsabile di Isfoter. Stiamo parlando di offerta formativa 2019, abbiamo accennato poc'anzi anche al fondo forte che serve a finanziare questi corsi formativi, ma come funziona esattamente il fondo? Sì, è diciamo una soluzione ideale per le imprese che vogliono approcciarsi al mondo della formazione. È ideale perché riconosce la possibilità agli imprenditori che aderiscono al fondo forte di poter avere riconosciuta formazione gratuita per i propri dipendenti. Perché avviene questo? Perché in realtà il fondo mette insieme tutta una serie di contributi che l'impresa versa per i propri dipendenti, che dovrebbe girare all'INPS, e invece che versarli all'INPS ha la possibilità di scegliere di versarli al fondo forte. In questo caso il fondo pubblica degli avvisi, le aziende possono parteciparci, in genere siamo noi con i nostri uffici di progettazione che presentiamo appunto i progetti per conto delle aziende, a suggerire gli eventuali percorsi formativi da cui possono approcciarsi, e se il progetto risulta essere meritevole di finanziamento, l'azienda ha il riconoscimento della formazione gratuita per i propri dipendenti. Cosa non indifferente è proprio quei numeri che abbiamo esploso precedentemente, legati al numero dei dipendenti formati, alle ore di formazione fatte. Sono state fatte grazie al fondo forte, al fondo interprofessionale, che ha dato la possibilità a questi imprenditori di qualificare i propri dipendenti gratuitamente. Anche per il 2019 l'offerta formativa è adeguata, è bella complessa, parliamone un po'. Sì, assolutamente, per il 2019 abbiamo già in programmazione alcuni percorsi formativi, quali ad esempio quello di vetrinistica e visual merchandising, che stiamo completando oggi l'edizione che era iniziata nel 2018, ma stiamo già prendendo le iscrizioni per il 2019. Un percorso formativo come tutti gli altri, devo dire, basato fondamentalmente sulla teoria, sì, ma fondamentalmente sulla pratica, perché comunque per noi la pratica è fondamentale, perché dà le conoscenze necessarie materiali pratiche per poter realizzare appunto una vetrina in questo caso. E in programmazione anche il corso di pasticceria, il corso di pizzaiolo, anche questi come il precedente hanno una base legata alla pratica piuttosto che alla teoria, tant'è vero che, come dicevo in passato, i nostri corsisti vanno direttamente in laboratorio e già dal primo giorno di lezione già cominciano a mettere le mani in pasta, esatto, e quindi a realizzare i primi prodotti. Abbiamo quest'anno il corso di amministratore di condominio, che abbiamo realizzato, l'abbiamo spostato anche su internet, quindi c'è la possibilità per coloro i quali vogliono intraprendere questa tipologia professionale di potersi abilitare frequentando il percorso formativo su internet. Online. Abbiamo realizzato una piattaforma che è all'indirizzo www.isfoterformazione.it. Lì ci sono una serie di percorsi formativi, ma è anche il corso di amministratore di condominio, perché come sappiamo l'amministratore di condominio, per poter esercitare questa attività professionale, dal 2012 ha l'obbligo di frequentare un corso la durata di 72 ore, alla fine del quale si abilita e può con quell'attestato che rilasciamo iscriversi alla Camera di Commercio e poter esercitare la professione appunto di amministratore di condominio. Sono aperte anche le iscrizioni per il corso di agente immobiliare, un mercato che da quest'anno immaginiamo, ma questo ce lo confermano i dati che ci sono stati trasmessi dalla FIMA, che è la Federazione degli Agenti Immobiliari all'interno di Confcommercio, sia un anno abbastanza frizzante per questo settore di ripresa, per cui lo notiamo anche perché dal fatto che ci sono tanti che si stanno facendo richiesta di volersi iscrivere a questi percorsi formativi, perché comunque anche in questo caso vengono abilitati all'esercizio della professione. Il corso stiamo immaginando di progettare, questo io le chiedo poi la gentilezza di ospitarci nuovamente, perché i docenti, le porte sono sempre aperte con i docenti che realizzeranno appunto questo percorso formativo, un
concorso di wedding planner, che anche questo è un corso che ci è stato particolarmente richiesto e quindi lo stiamo progettando, stiamo cercando di definire un po' le ore, di definire anche gli argomenti. Quando sarete pronti verrete a presentarlo. Assolutamente. Con piacere. Grazie. Un'offerta formativa, si diceva, importante e ricca che Confcommercio mette a disposizione. Noi ringraziamo Giuseppe Cusumano, vice direttore di Confcommercio e responsabile di Isfoter, per le notizie, le tante notizie che ci è venuto a portare, tutte notizie utili. Chiudiamo velocemente ricordando l'indirizzo della vostra sede, come è possibile contattarvi. Esatto, l'indirizzo della nostra sede è in via Mandrà numero 8 a Catania. La via Mandrà è una traversa del viale Mario Rapisardi, al 187 del viale Mario Rapisardi c'è la nostra sede. Per raggiungerci telefonicamente il numero è 095 731 0728 e ripeto l'indirizzo internet www.isfoterformazione.it, e quindi potete raggiungere facilmente Confcommercio e rivedere quanto abbiamo raccontato oggi, quanto abbiamo spiegato, grazie al dottor Giuseppe Cusumano, che aspettiamo prossimamente. Ancora grazie e arrivederci. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno Notizia entra nella sua ultima mezz'ora, restate con noi.